Eccoci qua. Allora, io fondotinta di solito li tengo in questa scatola di Sex and the City che vedete molto spesso alle mie spalle. Allora, qui ci sono anche quelli minerali di cui non vi parlerò in questo video, ma mi limiterò a parlarvi di fondotinta free. Allora, in questo momento io possiedo 6 fondotinta e sono tutti della grande distribuzione. Quello che mi piace di più in questo momento, perché come voi sapete la pelle cambia in continuazione, per cui magari ci sono dei momenti che avete bisogno di un fondotinta un pochino più nutriente, idratante, o momenti che avete bisogno di un fondotinta opacizzante, perché magari avete un momento in cui la pelle è più impura. E in questo momento la mia pelle si trova veramente d'accordo con questo qui, che è il Revlon Custom Creation, che è quello praticamente dove è possibile ottenere 5 tonalità di fondotinta. Vasco, che c'è? Niente ragazzi, il mio cane è, non so se ve l'ho mai detto, una piattola allucinante, poverino, soffre di carenze d'affetto, per cui adesso io dovrò fare la review dei fondotinta così. Stavo dicendo. Allora, l'unica cosa che non mi piace assolutamente di... sì, però... Te devi dar pace, ma mi fai male così, Vaschino? Niente. Io non c'ho un cane, c'ho un pupetto. Vuoi salutare? Ciao, 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 noi ci siamo fatti male alla ciampetta, avete visto? Povero cuccio. Dicevo, l'unica cosa che proprio non mi piace di questo fondotinta è il fatto che il flacone è diviso in due colorazioni e la colorazione che è veramente uguale al mio tono di pelle è quella sulla tacca 5, cioè l'ultima tacchetta. Per cui se io utilizzo sempre questa tonalità, finisco per buttarmela del prodotto, che è un grandissimo spreco. Io non riesco a fare questa review in questa maniera, tu te ne rendi conto? Dicevo, ma a te ti sembra una faccia normale da fare questa? Vabbè. Che vuoi dire? Vuoi fare un tutorial? Lo vuoi il pennello? Ti do il pennello, fai uno smokey eyes, eh? Che dici? Purtroppo, ecco, spero che la Revlon presto farà un colore molto simile a questo qui e anche una consistenza, perché è molto sottile, è molto fine come consistenza, però copre e soprattutto uniforma tantissimo l'incarnato. Un altro fondotinta con cui inizialmente mi ero trovata molto molto bene e che invece poi un po' mi ha deluso è questo qui, addirittura ce l'ho in due tonalità, perché per arrivare al mio colore di pelle mescolo queste due tonalità. E poi questa più scura la utilizzo anche in estate. Ed è il Lasting Finish 16 ore della Rimmel. All'inizio io ero stata molto entusiasta di questo fondotinta perché mi piaceva tantissimo la consistenza, la coprenza, mi lasciava la pelle morbida, idratata e non so perché a un certo punto questo fondotinta è mutato, nel senso che è diminuita tantissimo la durata. Ora, può essere sicuramente, anzi sicuramente è un problema della mia pelle che magari in un periodo è stata un pochino più grassa e magari teneva meno il fondotinta, però non lo so, ho visto proprio un cambiamento, anche come coprenza, mi sembra che coprisse... No, ragazzi, secondo me ci si può assuefare a un fondotinta? Io non credevo, magari una crema sì, ma fondotinta non pensavo. Comunque vabbè, inizialmente questo fondotinta mi erano piaciuti tantissimo. Un altro fondotinta è il Pure Liquid Mineral e questo è il fondo più chiaro che ho ed è il nude della Maybelline. Io della Maybelline prendo sempre la tonalità nude di fondotinta perché è l'unica che ha un sottotono simile alla mia pelle, per cui un sottotono giallino. Gli altri tendono un po' all'aranciato, secondo me. Questo fondo non mi dispiace, lo trovo decentemente idratante. È un fondotinta di media copertura e insomma, mi ci trovo abbastanza bene, non è il mio fondotinta preferito, però devo dire che il lavoro suo lo fa. Poi, un fondotinta che invece non mi piace, l'ho trovato grasso e l'ho trovato molto molto siliconoso sulla pelle, non lo so, non mi è piaciuto ed è questo qui, Age Renew della Max Factor. Ha una consistenza tipo
mousse, trovo che non copra quasi nulla, che non illumini la pelle, perché qui c'è scritto illumina la pelle, massima copertura riducendo la visibilità delle rughe leggere per apparire subito più giovane. Devo dire che questo fondotinta non copre. Forse la formula è abbastanza leggera proprio perché dovendo adattarsi ad una pelle con delle rughe, forse una formula troppo pesante si sarebbe andata a depositare accentuando questa cosa. Però per me non va bene, insomma, non mi ci sono trovata bene. Un fondotinta con cui invece mi trovo benissimo ed è il secondo preferito è questo qui. È il Revlon Color Stay. Questo qui ha anche il fattore di protezione 15, è per pelli normali e secche ed esiste anche per pelli grigie, per pelli miste e grasse. Questo secondo me ha un'ottima tenuta, diciamo sulle 6 ore a me tiene, non mi secca la pelle, in più ha anche il fattore di protezione che è una cosa che non si trova in molti fondotinta, forse adesso un pochino di più rispetto a prima. Il colore è un colore che in questo momento non utilizzo perché è troppo scuro, perché è il Natural Tan, però ero intenzionata a prenderne uno più chiaro da utilizzare adesso, perché purtroppo il Revlon Custom Creation mi sta abbandonando. Comunque, in linea di massima, i miei fondotinta preferiti nella grande distribuzione sono quelli della Revlon. Ci vediamo fra 5 minuti, provo a convincere il cane ad andare a dormire alla sua cuccia e forse vi parlo delle ciprie.